Ciao, popolo di nerdando.com da parte di Giando. Oggi, nuovissima novità targata Asmodee Italia, parliamo di Dune, un gioco di conquista e diplomazia. Il terzo gioco che esce nell'ambito di Dune, dopo Dune Imperium e Betrayal, che è ambientato nell'universo del film, come vedete da tutti i protagonisti sulla scatola. Ma andiamo subito a vedere cosa si cela dentro la scatola. Ecco qui. Partiamo subito da un bel regolamento. Qui, come potete vedere, abbiamo delle fazioni e dovremo lavorare sul controllo di Dune, appunto. Queste sono le regole del regolamento. Un regolamento, come dire, discreto, con una modalità anche a due giocatori. Poi abbiamo subito il tabellone, che non è molto grande, tuttavia è anche molto carino. Eccolo qui, potete vedere, cerco di farvelo vedere tutto a schermo senza spostare troppo la telecamera. Ecco qui, come potete vedere, ci sono fasi, turni e così via. Molto molto carino, e anche questo ben ambientato. E poi, come potete vedere, ci sono tutte le varie zone che dovremo controllare. Ecco qui. Poi abbiamo qui delle lancette. Degli Atreides, dei Fremen, degli Arcomen, Imperium, ecco qui, come potete vedere. Ah, ci sono anche citazioni. Bello. Molto bello. Molto molto belle. Belle. Poi ovviamente vedremo anche più nel dettaglio nel photo unboxing su Facebook tutto il resto della dotazione di gioco. Qui abbiamo le pedine. Tra l'altro qui la grafica è estremamente similare a quella di Betrayal, perché effettivamente comunque condividono comunque lo stesso, diciamo la stessa origine da un certo punto di vista. Ecco qui, altra fustella. Poi, che bello, a parte che questo se n'è andato via, ma abbiamo un fantastico, una ruota da montare, molto carina, bello. Qui ce n'è un'altra, e ovviamente se n'è venuta via, ma sappiamo come funziona. Potete anche mettere la tempesta, bello. Dopodiché, l'organizer interno. E abbiamo poi le carte, anche queste molto simili a quelle di Betrayal per quanto riguarda la grafica, con tutti i personaggi, tutti i traditori tra l'altro. Ecco qui, molto molto interessante. Ovviamente tutti quanti con dietro quel simpaticone del barone. Poi abbiamo qui delle armi. Veleno a distanza, lama e così via, scudo, quindi difesa, e poi altre carte speciali. Sono tutte quante per la battaglia, dove giustamente c'è il prode combattente. Dopodiché abbiamo queste carte spezia, che come sapete sono... La spezia è alla base di tutto l'universo di Dune. Esplosione di spezia, queste mi sembra come se facessero succedere delle cose su dei territori, molto carino. E poi ovviamente quando esce il verme delle sabbie, carissimi, bisogna soltanto cercare di scappare. E infine abbiamo le carte mercato, ecco qui, dove possono succedere anche qui altre cose in varie fasi del gioco. Molto belle queste carte, devo dire. Ecco qui. E infine concludiamo con... Queste sono le parti in plastica per chiudere le ruotine. E infine un fantastico dado 8. Eccolo qui. Bello. Con questo logo molto bello. Tiriamo.
Ed è uscito il logo, perfetto, non potrà che essere un successo. Benissimo, abbiamo terminato quindi l'unboxing di Dune, un gioco di conquiste e diplomazia. Non mi resta che darvi appuntamento, come vi dicevo, a Facebook per il photo unboxing più dettagliato e sul nostro blog nerdando.com per la recensione del gioco. E mi raccomando, passate tempo nerdando. Ciao!